Allora, cominciamo con le relazioni. C'è un piccolo cambio perché la relatrice Maria Antonella Cocchiara, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Messina, per sopraggiunti motivi non è potuta essere qui con noi, ha dovuto rinunciare anche a partecipare all'8 marzo, doveva andare, è stata invitata dal Presidente Mattarella a partecipare alla cerimonia in Quirinale, quindi per lo stesso motivo per cui non è potuta essere qui con noi, non ha potuto andare a Roma. La sostituisce, o meglio, Antonella è presente qui con noi perché la relazione è stata fatta, per così dire, a quattro mani tra da Antonella e da Daniela. La professoressa Daniela Novarese, autrice del saggio sul corpo delle donne, stupro e debito coniugale in Italia tra 800 e 900, è ordinaria di storia delle istituzioni presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell'Università di Messina, è stata docente nelle diverse edizioni dei corsi Donne Politiche e Istituzioni promossi dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cofinanziati dall'Università di Messina. I suoi percorsi di ricerca l'hanno portata a indagare, tra l'altro, le tematiche connesse all'istituto familiare e rapporti patrimoniali tra coniugi, insieme al tema dei diritti individuali delle donne nel costituzionalismo e nelle codificazioni ottocentesche. Daniela Novarese, la prevenzione, centralità di un approccio multidisciplinare. Grazie alla coordinatrice di questo incontro, a Gina Puccè, e buonasera a tutte e a tutti. Intanto ricordo il saluto della professoressa Antonella Cocchiara, che come diceva Gina Croce non è potuta essere presente, che avrebbe molto voluto esserci e che si è molto spesa in questi anni attraverso una lunga attività determinata appunto dall'organizzazione dei corsi di una politica di istituzioni, quindi la stessa Gina Croce ha avuto l'occasione di conoscere, qui ha partecipato attivamente, e di recente i corsi sulla violenza di genere, i seminari sulla violenza di genere che si sono conclusi proprio in occasione del marzo scorso. Gina ha già ricordato il riconoscimento che recentemente Antonella ha avuto da parte appunto della Presidenza della Repubblica. Mi piace che l'abbia sottolineato, avevo pensato di sottolinearlo anch'io perché Antonella non l'avrebbe mai fatto. Entrambe abbiamo nel nostro percorso, siamo partite dalla storia del diritto italiano, siamo andate alla storia delle istituzioni presso appunto l'Università di Messina, ed è attraverso la didattica e in funzione preventiva che siamo state attratte anche sotto il profilo scientifico, Antonella certamente più di me, dal tema della violenza sulle donne e quella che noi amiamo definire più correttamente al nostro giudizio della violenza di genere. Questo breve contributo vuole focalizzare alcuni aspetti del tema della prevenzione, quale argomento per sua stessa natura multidisciplinare, e dare conto in chiusura proprio dell'esperienza formativa che si è realizzata a Messina e che si è chiusa la scorsa settimana. Prima Gina Croce ha sottolineato come le parole abbiano un peso che non sono mai utilizzate a caso, e allora mi piace partire con una piccola digressione etimologica. Se consultiamo i dizionari di uso corrente, il sostantivo prevenzione, dal latino prevenire, arrivare prima, sta ad indicare, cito testualmente, un'azione diretta a impedire il verificarsi o il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi, o anche, come recita il dizionario Treccani, l'adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da un male futuro, e quindi l'azione, o il complesso di azioni, intese a raggiungere questo scopo. Si tratta, peraltro, mi pare importante sottolinearlo, di un termine che appartiene di diritto al lessico e al linguaggio medico, sociologico, giuridico, seppure declinato ovviamente in termini e con sfumature diverse e caratteristici in ciascun ambito. Diciamo, mi è sembrato importante, cioè sembrato importante partire da questa digressione etimologica per introdurre un discorso sulla prevenzione che riguarda un tema così complesso e delicato come quello oggetto di questo incontro. E questo non soltanto per l'urgenza presente e improcrastinabile di un arrivare prima
che viene sottolineato dai fatti di cronaca che sembrano irrompere ormai quotidianamente nella nostra esistenza, ma perché ci riporta immediatamente a un altro fondamentale tipo di approccio che a noi sta particolarmente a cuore, che è quello dell'educazione e della formazione, laddove prevenire nel senso proprio di arrivare prima vuol dire occuparsi di queste tematiche il prima possibile, a partire, come ho sottolineato anche dagli interventi che mi hanno preceduto, proprio dall'infanzia. La violenza è un fenomeno subdolo, strisciante, oltre che ovviamente molto complesso. Solo sgomberando il campo da una serie di equivoci, informazioni spesso ambigue o anche errate, da pregiudizi, da stereotipi, se è fatto riferimento precedentemente, solo affermando che la repressione da sola non basta, ma che è necessaria soprattutto un'opera capillare di prevenzione che passi inevitabilmente attraverso l'educazione, può risultare più chiaro il modo con cui contrastare la violenza. Partendo da questo assunto, riteniamo che in questo percorso assuma una posizione di centralità non solo la formazione specifica, settoriale, di tutti quegli operatori che in ragione della loro professione si trovano a trattare della violenza, ma in funzione preventiva anche l'educazione al rispetto reciproco, alla parità, alla relazione sentimentale. Un'educazione che non può risolversi in interventi isolati, sporadici, che è stato anche questo sottolineato in occasione di convegni o di particolari ricorrenze, come può essere in tempi recenti il 25 novembre, no? La giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne, ma deve consistere in un vero e proprio percorso formativo lungimirante, quindi non interventi legati all'urgenza, ma all'interno un percorso formativo di largo respiro. A chiedercelo è innanzitutto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota più comunemente come Convenzione di Istanbul del 2011, che lo Stato italiano ha firmato e ratificato nel 2013, impegnandosi ad attuarla. Al capitolo terzo relativo alla prevenzione, la Convenzione pone alcuni articoli, fra cui quello 14 riguarda esplicitamente l'educazione, disponendo che gli Stati dovrebbero, e cito testualmente, includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici sui temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale appropriati a livello cognitivo degli allievi. Quindi un mezzo di contrasto alla violenza viene immaginato proprio nei sistemi educativi e in una pratica educativa che tenga conto di tutte queste articolazioni. In ossequio a queste prescrizioni, nel nostro Paese la legge che prima si citava, la 119 del 2013, meglio nota come legge per il contrasto della violenza di genere, prevede esplicitamente che siano promosse sia un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere, sia l'inclusione della programmazione curriculare ed extracurriculare delle scuole di ogni ordine e grado di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere. Posto che appunto questa legge, seppure anche dagli operatori del diritto, è stata a volte indicata come l'ennesima occasione perduta, fa riferimento appunto, prendendo spunto dalla Convenzione di Istanbul, riferimento alla necessità di un intervento educativo che segue certi percorsi, non poteva ovviamente esimersi dal tener conto di queste circostanze anche la recentissima riforma sulla buona scuola, la legge 107 del 2015, che dispone il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare, di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche di cui abbiamo parlato. Quindi il nostro ordinamento si è mosso nel senso di recepire la Convenzione di Istanbul, che appunto è stata firmata e
nel tentativo appunto di renderla, di attuarla. Tuttavia ha rilevato come sia relativamente ai percorsi formativi già attivati che in previsione di quelli successivi quel dettato normativo abbia suscitato furiose polemiche che ne hanno di fatto vanificato la portata innovativa e, almeno allo stato, bloccato l'attuazione. La vicenda a cui faccio riferimento in sintesi è questa. Durante il governo Monti, l'Istituto BEC, un'accreditata associazione scientifico-professionale di psicologi e psicoterapeuti, riceveva dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità, l'incarico di realizzare alcuni moduli didattici di prevenzione e contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico nelle scuole. Lo sapete, è un tema che veramente preoccupa tutti i grandi operatori, però qua innanzitutto come territorio ovviamente è estremamente diffuso. Veniva così immaginato il progetto Educare alla Diversità, a conclusione del quale venivano elaborati tre opuscoli destinati agli insegnanti operatori della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. Chiusasi l'esperienza del governo Monti e anche del governo Letta, il progetto veniva sostenuto anche dall'attuale governo Renzi e la mia sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali del governo Renzi, appunto, con delega alle pari opportunità, elencava tra i vari interventi a sostegno della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere proprio quei tre libretti di cui ho parlato prima. Nell'aprile del 14, tuttavia, dopo una campagna denigratoria lanciata dalle pagine del quotidiano L'Avvenire, il presidente della CEI, Cardinale Bagnasco, stigmatizzava il contributo di questi tre opuscoli, affermando che solo in teoria le tre guide hanno lo scopo di sconfiggere bullismo e discriminazione, cosa giusta, sono parole del Cardinale Bagnasco, in realtà mirano a instillare nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede religiosa, la differenza tra padre e madre, parole dolcissime che sembrano oggi non solo fuori corso, ma perfino imbarazzanti, tanto che si tende a eliminarle anche dalle carte. È la lettura di logica del genere, concludeva Bagnasco, che vuole appiattire la diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità di uomo e donna come pure astrazioni. Bisogna dire che a seguito di questo intervento la ministra dell'istruzione Stefania Giannini avrebbe bloccato la diffusione tra i docenti degli opuscoli incriminati e la loro pubblicazione sul web. Per chi li ha visti prima che questi fossero ritirati, bisogna dire che in questi opuscoli non c'è alcuna volontà di sminuire l'importanza della famiglia tradizionale. C'è semmai l'intenzione di valorizzare anche la qualità affettiva ed educativa di famiglie diverse da quella tradizionale. D'altra parte il percorso che il nostro paese sta facendo, ha fatto recentemente, tranquillamente, è proprio quello di dare voce a ambiti familiari altri rispetto a una famiglia tradizionale, che se poi ha dato i risultati che noi vediamo forse ha bisogno di essere ringraziato in questo modo. In compenso hanno cominciato a circolare su internet, così come davanti alle scuole, questo lo dico per esperienza personale, avendo una bimba di 10 anni e essendomi capitato nell'accompagnarla di vedere girare, sono stati consigliati anche a me questi opuscoli, appunto opuscoli tendenti a dare distorte interpretazioni di quegli strumenti didattici che avrebbero potuto essere di supporto agli insegnanti per imparare al rispetto della diversità e quindi non solo a quelle legate al diverso orientamento sessuale, ma a tutte le molteplici diversità, e prima fra tutti quella tra uomo e donna, la diversità più, come dire, che ha radici più antiche e poi quella non più importante, ma sicuramente riguarda la metà della popolazione mondiale, voglio dire. Il messaggio lanciato è il seguente. Con il pretesto di educare all'eguaglianza e di combattere le discriminazioni, il bullismo, la violenza di genere e gli attivi stereotipi, si promuovevano in effetti l'equiparazione di ogni orientamento sessuale di ogni tipo di famiglia, la prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico e la decostruzione di ogni comportamento o ruolo tipicamente maschile o femminile. Un momento di ulteriore stigmatizzazione sarebbe avvenuta recentemente, nel giugno dell'anno scorso, in occasione del Family Day, che vedrete tutti, tenutosi a Roma, durante il quale risuonavano altri slogan, tutti contro la cosiddetta teoria del genere, molto, come dire, circolata ultimamente, devo dire, in maniera molto distorta.
Stop gender nelle scuole, il gender è lo sterco del mondo e cose altrettanto simpatiche. Tra le iniziative incriminate, peraltro, alcuni progetti didattici che erano stati già posti in essere in alcune scuole. Il progetto Non sono una principessa, è rivolto agli alunni e alle alunne della quinta elementare di una scuola di Siena, e il progetto Piccole donne e piccoli uomini crescono, promosso dal Comune di Venezia per le classi elementari dell'Istituto Comprensivo Gramsci. Certo, in realtà, come dire, il termine gender, un termine che ormai circola molto, gender o genere se preferite, va detto ancora una volta, non è sinonimo di sesso, perché il sesso riguarda le differenze biologiche. È un prodotto invece della storia, della cultura, è un concetto appreso e dinamico, perché se tante cose sono cambiate, tante altre possono cambiare. È una sorta di rivestimento sociale, il modo in cui la base sessuale viene elaborata e riconosciuta socialmente, storicamente e culturalmente. Cioè quella costruzione sociale, culturale della identità sessuale che poi rappresenta una griglia ingessata nel quale si costruiscono appunto i ruoli di donne e di uomini e che pesano su di me e sugli altri, perché non dobbiamo dimenticare che se gli stereotipi femminili o gli stereotipi che riguardano le donne che ci provengono da una impostazione che è rimasta ancora in certe parti del nostro paese, probabilmente in realtà più tradizionali, come possono essere quelle del Sud Italia, schiacciano le donne, altrettanti stereotipi schiacciano gli uomini e non sono meno pesanti ovviamente. E quindi sul dato biologico del sesso la società costruisce un sistema di ruoli e di rappresentazione delle sue differenze, cioè il genere. E quindi maschile e femminile vengono incardinati in un sistema di ruoli che condiziona, come dicevo, pesantemente le vite dei due miliardi. Ecco perché la Convenzione di Istanbul, che prima ho citato, ci dice che con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. In sostanza, dimostrando che maschile e femminile sono categorie socialmente e storicamente costruite, viene meno la giustificazione biologica allo status di subordinazione delle donne, altrimenti accettato come naturale. E quindi si smantella di fatto la costruzione teorica che sta alla base della concezione patriarcale della famiglia e delle relazioni uomo-donna che erano state prima ricordate, di cui dirò qualche parola in chiusura. Detto ciò, cerchiamo di collegare il gender o il genere, se preferite, ai percorsi di educazione, al rispetto reciproco, alla valorizzazione delle differenze, finalizzate a riconoscerle e a porre così le basi per creare relazioni effettive improntate su un piano condiviso di parità e di riconoscimento dell'autonomia, della libertà e della dignità dell'altro e dell'altra. Potremmo e dovremmo far comprendere che l'amore non ha niente a che vedere con il senso del dominio, del possesso, e questo io penso che non riguardi soltanto la relazione uomo-donna, ma penso a un fatto di cronaca accaduto alcune settimane fa, la madre che uccide il figlio pur di non consegnarlo al marito dal quale è separata. Le persone non si possiedono, che siano amanti, compagni, amici o che siano figli, ovviamente. L'amore è tale quando si accettano le differenze, si riconosce il valore dell'altro, dell'altra, quando si può essere se stessi e si pratica reciprocamente il riconoscimento della dignità, dell'autonomia e dell'indipendenza del partner. Solo lavorando preventivamente sulla relazione si può evitare che un rapporto di coppia possa diventare violento. Solo contrapponendo una cultura della violenza a una cultura della non violenza, che significa rispetto reciproco, solo parlando di differenze di genere, di affettività, di sessualità consapevole, si può contrastare, ovviamente nei tempi lunghi, questo lo capiamo tutti, che ciò comporta, perché significa incidere sulla mentalità delle persone, no? Su una cultura che ha radici lontane. Solo così, dicevo, si può combattere la piaga ormai insostenibile della violenza di genere. Partendo da questi presupposti, l'Università di Messina ha mostrato una grande sensibilità in quest'ambito e ha elaborato appunto un progetto formativo e culturale rivolto non soltanto ai propri studenti, ma anche a professionisti, in particolare sono stati molti gli avvocati, gli assistenti sociali, devo dire pochi gli insegnanti.
E questo è un altro problema, la norma, il dato normativo da solo non basta, o la predisposizione di opuscoli, bisogna anche preparare, tutti noi dobbiamo essere preparati ad affrontare tematiche che sono molto delicate, soprattutto quando si parla con ragazzi o con bambini in età adolescenziale e preadolescenziale ovviamente. Laddove tra l'altro non sempre le famiglie sono in grado, comunque se siano sono in grado di intervenire. E in materia senz'altro. E il progetto di legge è stato rivolto a tutti gli uomini e donne del territorio interessati al tema della violenza sulle donne e della violenza di genere, quella che è in via di da noi preferita perché è comprensiva di tutte le forme di violenza. Caratteristica del ciclo dei seminari sulla violenza di genere, giunti alla seconda edizione, realizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e dal CUG, cioè dal Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo, con un contributo della consigliera provinciale di parità, e questi seminari hanno avuto la caratteristica della multidisciplinarità. Il tema della violenza, come dicevo, è talmente complesso che non può essere guardato o analizzato con un'unica prospettiva, ma si presta dalla sua caratteristica a una, come dire, a un esame multidisciplinare. I seminari sono stati organizzati in 4 moduli, il primo un approccio sociologico di tipo informativo per sapere di che cosa appunto avremmo parlato, per chiarire concetti il cui significato oggi è spesso confuso, il tema del gender soprattutto ancora incontra molte difficoltà nell'essere, come dire, appreso e metabolizzato soprattutto. Il modulo dedicato alla prevenzione, qui mi permetto di spendere 2 parole in più perché l'approccio è stato eminentemente di tipo storico-giuridico e quello appunto che ha visto coinvolta in me la professoressa Cocchiara, la professoressa Calabro, sono 3 colleghe di storia delle istituzioni. Perché? È un approccio, un modulo che si è soffermato in particolare sul tema delle radici culturali, radici che hanno, risalgono a tempi lontani, fatte proprio anche dall'ordinamento giuridico del passato che ha giustificato certe situazioni. Prima la professoressa Crocetta c'era riferimento agli scopi generi. Soltanto a metà del secolo scorso il nostro ordinamento ha iniziato un percorso teso a riparare sotto questo profilo, tra l'altro nelle motivazioni della sentenza della Cassazione viene fuori la circostanza che lo ius cogens viene abolito non in quanto ritenuto non opportuna la correzione da parte del marito dei comportamenti della moglie, ma su un piano strettamente tecnico-giuridico, essendo la moglie persona adulta e quindi non soggetta a un processo educativo in cui si possono o l'ordinamento, la mentalità, immaginava di fare ricorso a pratiche e quindi anche di ricorso a violenza, comportamenti violenti, è chiaro che viene meno da sé la pregiudiziale degli scorrigenti. Quindi non è legata al problema della violenza, quanto al fatto che un adulto non può correggere un altro adulto, a maggior ragione non può correggerlo con mezzi che utilizza né con lo schiaffo né con i colpi di cinghia o altro, insomma, che utilizza, se li utilizzano con i figli. Altro discorso relativamente al debito coniugale, si tratta di un percorso che la nostra società ha fatto con molta lentezza, che è legato appunto a stereotipi anche qua che ci vengono dal passato, ci vorrebbe veramente una nostra giornata per parlare solo di questo. Mi limito semplicemente a dire che la stessa utilizzazione di una categoria privatistica, debito, ci proviene dal diritto privato, no? Cioè se c'è un debitore c'è un creditore, l'aver posto il piano della relazione affettiva nella relazione che io ho una differenziazione tra chi è in debito e chi ha un credito, e questo debito è l'atto sessuale, cioè un riconoscimento quindi del possesso del corpo, in particolare del corpo della moglie da parte del marito, dove la reciprocità ovviamente del rapporto viene meno. Prima la professoressa Crocetta ricordava
che il codice civile del 1942, che ha avuto una lunga gestazione durata per tutto il ventennio fascista fino appunto alla sua promulgazione nel 1942, ha convissuto per lungo tempo con una Costituzione che diceva esattamente il contrario: l'articolo 3 sull'uguaglianza ai cittadini, l'articolo 29 che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. A fronte di una Costituzione che guarda avanti, il codice civile guardava indietro, proponendo un modello invece, come dire, verticistico e autoritario di famiglia: il capo famiglia, la moglie che segue la condizione civile di lui. Non riconosce la donna neanche la potestà genitoriale, si parla soltanto di padre e potestà. Tutto questo ovviamente è stato, come dire, questa sorta di giorno di fronte è stata revisionata solo in occasione della, ormai sono passati 40 anni, della novella al codice civile del 1975. Delitto d'onore, altro elemento legato in particolare a una visione patriarcale della società molto presente e radicata in ambiti più tradizionali come possono essere quelli in cui noi viviamo. Quindi questo approccio è stato molto importante, perché non ci può essere consapevolezza, come dire, è difficile capire qual è stato il nostro percorso se noi non sappiamo quali sono le origini, il punto di partenza, il momento dal quale siamo partiti. Un approccio di tipo psicologico, perché nel discorso sulla violenza si annidano le ombre e le luci di questa relazione, labirinti da perscrutare e anche tanti stereotipi il cui riconoscimento probabilmente a volte soltanto lo specialista riesce ad indagare. E poi l'ultimo approccio, che è stato quello di tipo giuridico, perché la violenza non si contrasta soltanto con le leggi, ma una buona legislazione adeguatamente e efficacemente applicata certamente il presupposto indispensabile per reprimere questo stato di cose. L'ultima notazione che faccio: in questo corso si è parlato anche di uomini, se ne parla molto poco, eppure il problema è soprattutto loro, nel senso, se ci sono in gran parte, almeno il tema della violenza è legato evidentemente a una relazione affettiva nel quale il violento è l'uomo, però ci dobbiamo chiedere da dove questa violenza nasce, chi ha aiutato queste persone, e quindi forse anche fare mea culpa in qualche misura, ma soprattutto l'abbiamo fatto da due diversi punti di vista, parlando di uomini mobilitati contro la violenza sulle donne, e penso a associazioni come Maschile Plurale, che hanno dato un contributo molto importante, ma anche uomini vittima della violenza di genere. Per questo non riferiamo violenza di genere, bisogna contrastare tutte le forme di violenza, e questo è un tema di cui si parla molto poco e che invece va al di là dei numeri che cominciano ad emergere, probabilmente molto più diffuso. E infine abbiamo concluso con una prospettiva assolutamente nuova, cioè quella della giustizia riparativa. La giustizia riparativa è una forma di giustizia che è stata utilizzata forse una delle prime volte con riferimento a gruppi sociali molto ampi nella Sudafrica dopo la fine dell'apartheid. Solo così questo incontro tra vittime, tra coloro che erano stati oppressi e gli oppressori, si è potuto rideterminare una rinascita del paese e di fatto arrivare a una pacificazione. La giustizia riparativa pare una possibile arma di pace per superare il conflitto e la violenza. Per concludere, non bastano le leggi e le pochissime risorse messe a disposizione anche dalla recente legge 119/2013, quella per il contrasto della violenza di genere, non ci vogliono solo idee chiare e obiettivi condivisi, non bastano i centri antiviolenza, le case di rifugio per le donne maltrattate, non è sufficiente la rete di associazioni femminili e maschili mobilitate per condannare ogni forma di violenza. È anche necessario poter contare su un ceto politico e amministrativo sensibile a questi temi, come i vostri amministratori locali hanno mostrato di essere, competente e soprattutto convinto che l'impegno per prevenire e ridurre il costo umano e sociale della violenza di genere è una misura che contribuisce anche al sostegno dell'economia del paese. Meno donne maltrattate in famiglia significa infatti più donne serene e produttive nei luoghi di lavoro, e significa anche in termini di posti sociali, che quindi tutta la collettività sostiene, risparmi per cure mediche, per
servizi sanitari, per servizi giudiziari e sociali. E questo, e vi lascio con questa battuta, a vantaggio dell'intera comunità, sia maschile ovviamente che femminile. Vi ringrazio per l'attenzione. Nei prossimi mesi leggeremo ancora di uomini che uccidono e feriscono, delle loro fughe vigliacche, dei loro tentati suicidi, lontano dai luoghi dei loro crimini. E dopo i loro arresti leggeremo ancora le meschine giustificazioni di stupri, botte e uccisioni, e le loro difese costruite sulla diffamazione della vittima. E ci toccherà ancora ascoltare commenti inadeguati alla gravità delle azioni commesse. Raptus e delitto passionale, amore non corrisposto, accompagnano la giustificazione della violenza maschile che capita a qualche donna che ha osato compiere una sfida, camminando per strada la notte, andando in discoteca, scegliendo di separarsi da un marito che era diventato insopportabile a causa delle violenze o semplicemente perché le aveva stalcate. Donne che sfidano gli uomini e il destino e se lo cercano. E se vogliamo fare collettivamente un lavoro di coscienza, dobbiamo smettere di aderire alla cultura che subordina le donne agli uomini. E dobbiamo vedere con chiarezza il cattivo nutrimento dell'anima di uomini che maltrattano, perseguitano, umiliano, feriscono, uccidono, violentano. E sapere analizzare e cambiare il linguaggio che costruisce relazioni distorte con le donne. E quali miti o narrazioni sulla dimensione della virilità dobbiamo combattere? E quali riferimenti culturali che rendono questi uomini così desolatamente uguali uno all'altro? E privi di ogni empatia e di consapevolezza per il dolore arrecato alle loro compagne. E rancorosi per una frustrazione tanto profonda e impotente quanto assetata di un'onnipotenza, che li spinge sempre a distruggere, convinti di avere il diritto a una dedizione femminile eterna e incondizionata, e capace di dire, dopo un massacro per non averla ottenuta, di aver fatto solo una cazzata. Madre Jeanette, padre Pier Gian, età 35 anni, professione nessuna. Quando entrammo nella nostra nuova casa, la nostra relazione cominciò a deteriorarsi. Non riusciva a credere di essere il proprietario. Era invaso da un senso di superiorità. Ai suoi occhi non ero diventata niente. Hai rotto il pavimento. Non ho rotto niente. Sì, l'hai sfregiato. E dove? Lui mi ha messo la mano sulla testa e mi ha incollato al pavimento, là, così mi sono accasciata, e con tutte le madri che sono, e tutte le donne che sono, e tutte le ragazze che sono state, chiudendo gli occhi, il riso contro la persona, per raccogliere con le ciglia il sale delle mie lacrime in tante. Grazie Maria Milasi. Ha letto un brano di Lani Somma, attivista del Centro Antiviolenza Demetra, e due poesie di Maram Armashi, una nota poetessa siriana. E adesso Carla Monaco. Carla Monaco, laureata in lettere con una tesi di semiologia dello spettacolo, è giornalista professionista dal 1999. Ha iniziato a lavorare alla redazione romana della Rai nel 2000, al giornale Radio, dove ha condotto per anni diverse edizioni del GR1 e del GR2. Si è occupata di economia e ha collaborato al programma in Inverno Speciale. Dalla presa d'origine è tornata a vivere e a lavorare nella nostra regione, Trigia e Calabria. Dopo due mandati consecutivi nel comitato di redazione, è stata da poco eletta nella commissione pari opportunità del Musigrai il 12 dicembre, mi pare, scorso, il Musigrai, il sindacato nazionale dei giornalisti Rai. Carla Monaco, la rappresentazione della violenza in Libia.
Buonasera. Non è facile parlare dopo una professoressa universitaria che ha raccontato tante cose con tanta precisione, con tanta chiarezza. Io farò un discorso sicuramente meno scientifico, più pratico, più adattone, se vogliamo. Perché dovrei raccontarvi, dovrei parlarvi della rappresentazione della violenza in Emilia. Io invece spero di riuscire a farvi capire quanto è difficile raccontare la violenza. Perché noi siamo gli attivi della situazione, siamo i giornalisti che arriviamo con il microfono, con la telecamera, sul luogo dove c'è stata una tragedia e facciamo le domande che nessuno vorrebbe sentire. E spesso sono le domande che danno fastidio, che sono sbagliate, che sono indelicate. Sono le domande che vengono percepite da chi le riceve, ma anche da chi ci guarda con una forma di terribile violenza. Il problema è che è difficilissimo davvero raccontare la violenza, non si trova mai, mai la giusta misura. È sbagliato essere troppo freddi, troppo distanti, troppo glaciali, ed è sbagliato essere troppo partecipi, in un senso o nell'altro. E soprattutto siamo costantemente in guerra contro l'orologio, perciò il nemico di un giornalista è l'orologio. Noi non abbiamo tempo. Il giornalista della carta stampata ha una scadenza sola, quella della chiusura del suo giornale, ed è una volta al giorno. Il giornalista della radio o della televisione ne ha più di uno al giorno, quindi c'è il giornale radio delle 12.10, allora come me la TG del Regalato, c'è il TG delle 14, c'è il TG delle 19.30. E ogni volta è una corsa per arrivare in tempo. Non è una giustificazione. Questo non significa che non dobbiamo fare con consapevolezza e attenzione il nostro mestiere, ma significa che a volte, nella fretta, nella corsa, rischiamo di porre male le domande, oppure di porle con troppa aggressività, oppure per paura di essere troppo partecipi e diventare troppo freddi. È un equilibrio difficilissimo, soprattutto quando si tratta di femminicidio. L'ultimo femminicidio che c'è stato in Calabria è recentissimo, è successo meno di un mese fa. Mi piace ricordarlo anche perché è successo qui in provincia di Reggio, non molto distante, a Morocco. Ed era una storia, secondo me, di una violenza inaudita che è stata da tutti noi, visto che ho la possibilità spargo il capo di genere, faccio autocritica, è stata ingiustamente sottovalutata. Me ne sono occupata io, per noi, ma me ne sono occupata per forza di cose nel modo sbagliato. Perché? Perché la solita guerra contro l'orologio. Succede che la notizia esce nel primissimo pomeriggio. Voi sapete meglio di me che cos'è la Salerno Reggio Calabria e che cosa può significare dover andare da Cosenza a Monopio. Se fossi partita non avremmo fatto in tempo. E quindi, per forza di cose, ho dovuto lavorare a distanza, da Cosenza, con un telefono e con l'agenzia, senza poter andare in paese, senza poter sentire la vicina di casa, senza poter vedere la casa dove abitava la vittima, e quindi senza poter avere anche l'impatto giusto con la realtà che ho dovuto raccontare. Non è facilissimo. Era una storia molto complicata. Una signora di 55 anni uccisa a fucilate dal marito in cucina perché c'era stato un litigio. A far scaturire il litigio semplicemente, banalmente, il fatto che la signora, senza chiedere permesso al marito, avesse regalato dei salami ai vicini di casa. Di questo siamo parlando. Pezzo per come potevo farlo da parte circostante, lavorando come vi ho detto a distanza. Il giorno dopo non lavoravo, ero malata, e l'abbiamo completamente abbandonato.
scuole. Perché torniamo, perché erano successe altre cose, perché anche i media nazionali hanno dato meno rilevanza. Allora, però da donna, a casa, davanti alla televisione, guardando, mi sono chiesta, ma esistono vittime di serie A e vittime di serie B? Allora, siccome la signora era una mamma di famiglia con tre figli grandi, ha meno peso la sua morte rispetto a quella di una giovane ragazza? Ecco, non è facile trovare la giusta misura sui casi di violenza, però se penso alla storia recente anche della nostra regione, e mi rendo conto che noi abbiamo fatto tutti due pezzi di misura. E allora la signora di Molocchio per me non aveva meno dignità di Fabiana, ma anche con la Fabiana non siamo stati corretti. Magari non la mia testata giornalistica, non la TGR Calabria, ma la RAI è servizio pubblico nel bene e nel male. Quindi ha una particolare anche struttura che sorveglia e che sta attenta e che cerca di fare anche formazione su certi temi e su certe cose. Ma se io penso ai colleghi della stampa locale, è vero, Fabiana l'abbiamo seguita, pure troppo, dico io, ma anche nel modo sbagliato, perché leggere su un giornale tutti i dettagli più intimi e più privati di una ragazzina di 16 anni che è morta in quel modo lì, secondo me non è una cosa che andrebbe fatta, non è il modo giusto di raccontare una storia, e soprattutto si rischia di ucciderla due volte, si rischia di farle dare un'etichetta dopo morta neanche troppo positiva, come se in qualche modo poverina Fabiana tra virgolette se la fosse cercata, perché quello lì si sapeva che tipo era e non era il caso di raccontarlo troppo, voglio dire, ma è una storia vecchia come il mondo, certo nella rete di fronte a me che viene dall'esperienza del centro Lanzino, che è nato dopo il primo e più importante femminicidio che c'è stato in questa regione. E se pensiamo a Roberta Lanzino, è il paradigma di tutte le storie. Quante volte l'abbiamo sentito dire che in fondo Roberta se l'aveva cercata perché chi gliel'aveva fatto fare portarsi i motori al mare? Io l'ho sentito dire tantissimo, ero ragazzina quando è successo. È tutto un modo che noi abbiamo di affrontare le cose che a volte rischia di essere sbagliato. Abbiamo la fretta, abbiamo il problema di non avere a volte gli strumenti adeguati, abbiamo la paura di non fare bene, abbiamo la paura di non metterci abbastanza cuore, a volte ce ne mettiamo troppo. E ci spieghiamo un lato dall'altro, non è facile raccontare la violenza. Allora, come diceva Zina, io da poco sono entrata a far parte della CPO, la Commissione Pari Opportunità dell'USIGRAI, che è il sindacato dei giornalisti della RAI. Noi abbiamo discusso moltissimo di questo già dai primi mesi, insomma, dell'insediamento della nuova commissione, su che cosa e come dovevamo fare, perché è vero, ci sono le convenzioni, le carte, i codici deontologici, però per esperienza io posso dire che non funzionano, perché se restano sulla carta e nessuno ci mette poi vivamente e fattivamente mano, si fa finire che il giornalista, nel momento in cui perseguitato dal famoso orologio, è lì che deve raccontare una storia, deve raccogliere le testimonianze e anche difficoltà, perché incontra resistenza, incontra ostilità, incontra una serie di problemi anche per accedere alle notizie, non si ricorda, non ci pensa, non
non ha gli strumenti adeguati, perché le carte sono normative, ma non sono propositive. Ti dicono che cosa non si fa, ma non ti dicono che cosa bisognerebbe invece fare. Allora, il discorso che noi vorremmo portare avanti come Commissione Pari Opportunità è quello invece di lavorare sulla formazione e sulla sensibilizzazione dei giornalisti, perché c'è un analfabetismo dei sentimenti, vorrei dire, e anche dei problemi legati alle questioni di genere, che spesso induce che racconta una storia sbagliata. Questo è quello che per grosse linee mi viene di dirvi sulla rappresentazione della violenza. Si sbaglia, è vero, ma spesso si sbaglia perché si è messi nelle condizioni di sbagliare. Allora bisognerebbe fare un lavoro tutti insieme, facendo anche rete, università, le associazioni culturali, i centri antiviolenza soprattutto, per diffondere una cultura del rispetto e una cultura della non violenza a diversi livelli, coinvolgendo anche e soprattutto i giornalisti, che sono quelli che in qualche modo poi, quando succede la tragedia, la devono raccontare. In questa settimana con la TGR nazionale, io non ho già parlato naturalmente, ma tutte le TGR di tutte le regioni italiane hanno portato avanti una campagna molto interessante sulle questioni di genere, hashtag la luna delle donne. Chi di voi ci segue avrà visto che in tutti i nostri telegiornali, in tutti i nostri giornali radio, la settimana del sabato, anche nel programma del mattino Buongiorno Regione, abbiamo riservato appositamente uno spazio alle questioni di genere, ed è stata un'esperienza molto positiva, faticosa, bisogna dire molto faticosa, ma assolutamente positiva. Antonella ride perché l'ho fatta svegliare alle 5 del mattino per fare le dirette dell'8 marzo dal centro Lanzino. Secondo me ne valeva la pena, perché almeno per una volta abbiamo parlato di queste cose senza che ci fosse una morta fresca di giornata, perché non ci ricordiamo soltanto quando c'è l'emergenza. Allora, sono molto contenta del risultato ottenuto, però penso che dovremmo non fermarci alla settimana del 8 marzo, cioè continuare a parlare di questo tipo di problematiche per 365 giorni all'anno, anche cercando di fare rete e di mettere insieme l'esperienza. Se davvero vogliamo cambiare non solo il modo in cui i media rappresentano la violenza, ma anche il modo in cui le persone poi a casa recepiscono la violenza, perché è facile dire che appunto d'amore non si muore, che i delitti passionali non esistono, che questa non è una terminologia adatta. Ma il giornalista che ha 5 minuti per scrivere il suo pezzo deve avere a disposizione una terminologia nuova e condivisa. Altrimenti, per forza di cose, anche non volendo, rischia di riproporvi gli stereotipi vecchi. Allora, è un lavoro che a livello giornalistico e anche a livello sindacale stiamo facendo. Penso a Giulia, associazione che mette insieme le donne giornaliste e che lavora moltissimo sul linguaggio. Ma bisogna andare, secondo me, anche oltre il linguaggio, anche arrivare ai contenuti. Ecco, io credo che se vogliamo davvero cambiare la cultura che abbiamo riguardo alle discriminazioni e alle violenze di genere, dobbiamo partire da quello. Dobbiamo partire dal racconto, perché come raccontiamo una cosa è sintomatico di come la vediamo, e il racconto è una riscrittura degli eventi. E se noi le descriviamo sempre male queste storie, alla fine gli cambiamo il segno e finiamo con il trasmettere qualche cosa di sbagliato, non va bene. Se vogliamo cambiare,
bisogna creare una cultura diversa e condivisa tutti insieme. Che sia normale vivere così, guardandoci le spalle del sole, sempre in compagnia. Preferibilmente di un uomo, meglio se grosso, anzi facciamo via. È la logica con cui in Arabia Saudita si impedisce alle donne di guidare, uscire di casa senza un uomo che ne garantisca l'integrità fisica e morale. È la stessa logica, identica. Mi sono sentita dire che se qualcuno mi fissa mentre passo sono io un uomo. Mi sono sentita dire che devo prenderlo come un complimento perché ho un'età e dopo una certa età faccio bene. Mi sono sentita dire che devo fare corsi di autodifesa. Mi sono sentita dire che se mi vesto in un certo modo sono in cerca di complimenti, allora perché mi lamento. Il sottinteso di tutto questo è che non c'è niente da fare. I maschi saranno sempre dei predatori e spetta a me proteggerli dalla loro femminilità. Me l'hanno detto uomini e donne, senza distinzione. Se per secoli ti hanno insegnato quello, che i maschi sono così e che la loro aggressività sessuale è il prezzo da pagare per il desiderio e la passione, non riesci a credere che si possa vivere in altro modo. E ora Maria Stella Cerletta, consigliera regionale di parità della Calabria, avvocata a femminile, esperta in diritto antidiscriminatorio e componente del Comitato Tecnico Scientifico per l'attuazione del protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero dell'Opportunità. Ha coordinato il progetto per la formazione di avvocati esperti nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro le donne. Esperti in formazione sui temi delle varie opportunità e di contrasto alla violenza di genere. Dal 2014 è componente del Comitato Scientifico per l'attuazione del protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione. Le sue ultime battaglie giudiziarie riguardano l'applicazione della legge del Dio nelle giunte comunali. Le sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato i ricorsi della consigliera e annullato le giunte illegittime. Maria Stella ha creato anche da Lucentino varie pubblicazioni, tra cui violenza contro le donne, profili familiari, lavoristici e penali. Maria Stella Cerletta, contesto lavorativo e mobili. Questo incarico
che ho avuto l'onore e che ho l'onore ancora di ricoprire in termini giudiziari. Prima diceva Carla Monaco, diceva i protocolli di difesa, le carte, rimangono lettera morta se non vengono applicati, e questo vale un po' anche per il diritto. Noi abbiamo una legislazione che riguarda la tutela contro le discriminazioni, una legislazione molto ricca che affonda nella Costituzione tutta la rivoluzione degli anni 70 della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, ma che fa difficoltà a essere applicata, perché appunto se non c'è qualcuno che si ostina ad applicarla rimane lettera morta. E la tutela antidiscriminatoria è questo, il mobbing vedremo, nasce in questo contesto, va a tutelare le lavoratrici e i lavoratori da tutti quei comportamenti, degli atti, delle prassi che all'interno del contesto lavorativo risultano discriminatori, cioè tendono a sfavorire un sesso rispetto all'altro. Il voler parlare oggi di mobbing qui ha un significato particolare, perché il fenomeno del mobbing che adesso andremo a vedere nasce in un contesto tutt'altro che giudiziario, che lavorativo, ma in quello dell'etologia, viene preso in adozione dagli studi di Cora De Lorenz, no? Che studiava il comportamento degli animali, che studiava le anatre, non mi ricordo esattamente cosa, di come queste riuscissero ad organizzarsi, a raggrupparsi per isolare una componente del gruppo. E quindi è un termine inglese che viene appunto che ha questo significato, che significa aggredire, attaccare in senso isolante, cioè di aggredire in senso dispregiativo. Noi lo abbiamo, come dire, adottato e trasferito. E trasferito nel contesto lavorativo. Anche Lehmann, non so come si pronuncia, studia quel fenomeno particolare del mobbing che si presenta all'interno dei contesti, per esempio, scolastici, che è il bullismo che è stato citato dalla relatrice prima di me, ma che presenta le caratteristiche che sono andate a vedere, che sono del mobbing, cioè quello del comportamento ostile tra i componenti delle classi, di alcuni soggetti che sono gli aggressori nei confronti di altri soggetti che ovviamente sono vittime, che si ripresenta per un tempo apprezzabile. Lei ha cominciato a utilizzare il termine mobbing nel contesto lavorativo. È consistente in un comportamento persistente, offensivo, intimidatorio, regolato attraverso atti, parole, gesti, scritti, abuso di potere, uso di sanzioni ingiuste, finalizzato ad umiliare, minacciare, insultare l'individuo bersaglio, che diventa vulnerabile, si perde l'estima di sé e soffre di stress. Perché, dicevo prima, parliamo di mobbing oggi? Perché la tutela antidiscriminatoria, le discriminazioni così come oggi vengono definite all'interno del codice pari opportunità sono caratterizzate dalla provo a essere molto esemplificativa data la presentazione della relazione, dalla tra virgolette staticità, cioè dalla singolarità del comportamento. Se una lavoratrice si rivolge da me all'ufficio della consigliera di parità perché non le viene rinnovato il contratto dopo il periodo, ad esempio, di assunzione obbligatoria per maternità, io impugno quel provvedimento, ed è un singolo provvedimento che vado a impugnare. Se un avviso, faccio un altro esempio, se una concorrente di un concorso, cioè se è successo, abbiamo annullato un concorso dell'APACAL perché una delle partecipanti non è stata ammessa di posticipare il colloquio, malgrado avesse trasmesso la comunicazione del giorno in cui era stata convocata dalla partorito. Noi abbiamo permesso di sostenere il colloquio, noi abbiamo impugnato quel singolo provvedimento e abbiamo annullato tutto il concorso dell'APA, dai contratti che non sono scritti, ma sono singoli comportamenti, cioè singoli atti, singoli provvedimenti che noi andiamo a impugnare per la loro discriminatorietà. Cosa succede invece quando entriamo con il mobbing, entriamo nel sistema delle relazioni? Cioè il mobbing va a definire una fattispecie che ancora non ha una dimensione
legislativa, noi non abbiamo nessun testo di legge che individua la fattispecie del mobbing, quello che definisce un atto non legale o rilevante penalmente, ma abbiamo una definizione da prima appunto di studi sociologici e lavoristici e poi di giurisprudenza del mobbing che diventa un fenomeno che riguarda la complessità delle relazioni. Perché? Perché quel singolo comportamento discriminatorio non è casuale, cioè non succede così all'improvviso che un datore di lavoro si sveglia la mattina e licenzia una donna in maternità, oppure non le permette di accedere alla carriera direttiva, oppure la vessa perché si sveglia la mattina. Insomma, questi comportamenti discriminatori si innestano in una complessità di relazioni dove ovviamente tutti gli aspetti sociali, culturali che abbiamo visto finora incidono in maniera importante. Quindi si va a definire un fenomeno che riguarda più soggetti, quindi una struttura complessa che si va a vedere, e che riguarda un arco temporale più lungo rispetto a quello del singolo comportamento provvedimento e una sistematicità di questi comportamenti nel tempo. La definizione che si dà di mobbing è il frutto di ripetute sentenze della giurisprudenza dei tribunali, compresa la Cassazione in merito, degli studi della dottrina e di molti studi anche di tipo sia sociologico che di organizzazione del lavoro. I soggetti coinvolti all'interno del fenomeno del mobbing sono il mobber, cioè colui che aggredisce o coloro che aggrediscono, e il mobbizzato, che è la vittima. E in queste slide vi riporto sistematicamente gli esempi di mobbing, che sono tre, ma quelli diciamo più noti e anche più frequenti nel mondo del lavoro sono quello verticale, top down, detto anche bossing, praticato da un superiore gerarchico verso un subordinato, o trappaglio orizzontale, che interviene tra soggetti di pari grado gerarchico, soprattutto quando si tende a isolare un collega che dà fastidio, che viene visto in maniera fastidiosa dai colleghi perché è portato ad esempio di fenomeni, esigenze, richieste che possono essere distruttive di un equilibrio che c'è già sul mondo del lavoro. E poi da un top, bottom up, che è quello diciamo meno frequente, quando sono gli inferiori gerarchici che esercitano questi atteggiamenti vessatori nei confronti del datore di lavoro, ma che ovviamente è più un fenomeno, è più un'ipotesi scolastica che reale, che può assumere i connotati dell'ammutinamento, ma non trova riscontro diciamo nelle sentenze e nelle pronunce che andate a cercare un po' di casistica in giro. Quali sono le caratteristiche del mobbing? Innanzitutto la programmazione della condotta mobbizzante. Tendenzialmente il datore di lavoro vuole espellere, l'organizzazione aziendale vuole espellere quel lavoratore dal proprio contesto e comincia a mettere in atto una serie di comportamenti volutamente, intenzionalmente finalizzati a questa espulsione. La durata della condotta, ormai è giurisprudenza costante quella che deve essere protratta per un periodo non inferiore a 6 mesi, altrimenti trovate chi ha definito episodi diversi, isolati come quick mobbing, cioè appunto il mobbing di breve durata. La finalità esclusiva e punitiva perseguita con la condotta. Quindi il mobbing non si configura quando la condotta stile si esaurisce in un unico episodio di vessazione psicologica, dettato da un malinteso, di divertimento o da disattenzione verso la sensibilità dell'altro soggetto. Ci sono alcune ipotesi che ovviamente vi riporto anche per dare un'idea di quanto si sia scritto su questo fenomeno del mobbing emozionale, quando ad esempio le motivazioni che sottendono al comportamento vessatorio non sono strettamente di tipo lavorativo, ma sono estranee al mondo del lavoro. Ad esempio, quando si finisce un rapporto sentimentale all'interno del contesto lavorativo e si tende a vendicarsi per quell'altro tipo di rapporto, che non è poi così raro come può
può sembrare. Quindi in realtà la difficoltà scelta con criteri strettamente soggettivi che dipendono dalla relazione tra il mobber e il mobbizzato. Il mobbing, diciamo, classico che ci ritroviamo a studiare quando affrontiamo questi casi è il mobbing strategico, cioè quando in realtà un'azienda vuole ridurre il personale, vuole indurre il personale ad uscire dall'azienda e quindi rende sempre più difficile la permanenza del lavoratore in quel contesto. Mi hanno una serie di informazioni che adesso andiamo a vedere che inducono alla fine il lavoratore a decidere di lasciare quel posto di lavoro, di mettersi, di cercare altrove. Individua uno più generale marcatori identificativi, ad esempio l'età, che casomai vuole spendere i lavoratori in una fascia d'età meglio alta, o la volontà della retribuzione, quando ad esempio ci sono crisi economiche all'interno delle aziende e si intende tagliare quelle fasce, ad esempio, dirigenziali uguali che pesano economicamente di più sul bilancio dell'impresa. La lontananza dal posto di lavoro, i lavoratori che provengono da, ad esempio da città che sono lontane rispetto alla sede di lavoro. E la lotta direttamente permette che sia adottata dai propri dirigenti per assicurare al personale una strategia mobilizzante. Quindi in questo caso l'azione del mobber, di individuare del mobber, si sdoppia nel chi programma l'azione, cioè diciamo l'organo amministrativo, la proprietà, il CDA, a seconda che decide un amministratore unico, e chi pone in essere l'attività mobilizzante, che poi sono ovviamente i responsabili, questi sono i responsabili del personale. Il mobbing strategico può essere anche ad esempio esemplare nei confronti di un unico lavoratore. L'aggressione diretta non comporta necessariamente l'esclusione del lavoro e della politica, attraverso pratiche vessatorie quotidiane che mirano a produrre il risultato non solo sulla vittima, ma indirettamente anche sui suoi colleghi, i quali quasi sempre tollerano queste pratiche sanzionatorie, anzi le fanno proprie perché sono dirette su soggetti considerati estranei o pericolosi. E quando ci eravamo sentiti con Zina per preparare il convegno, lei aveva chiesto se c'era qualche filmato o documentario che potesse rappresentare al meglio questo fenomeno. Io avevo detto che c'è un film che proprio racconta l'esperienza del mobbing, il film della Comunicini, Mi piace lavorare, che racconta proprio in maniera dettagliata come questa lavoratrice venga mobbizzata dal proprio datore di lavoro per portarla alle dimissioni. Quando la Comencini scrisse la sceneggiatura, ci lavorò assieme al sindacato, cioè si fece raccontare dal sindacato tutte le esperienze in materia di mobbing e ripercorre esattamente tutti i passi che noi adesso andiamo a vedere che caratterizzano il mobbing. Quindi se non l'avete visto e siete incuriosite, vale più di 1000 relazioni quel film, perché poi c'è una bellissima interpretazione quando l'attrice, il nome, la moglie di Pellini, mi distrugge completamente il nome in questo momento, è un film che spegne il fenomeno del mobbing. Il mobbing può anche mirare l'eliminazione competitiva di un concorrente, la vittima in relazione lavorativa stretta con il persecutore, il quale può eliminare un suo competitor, che ritiene pericoloso. E si conclude quasi sempre con l'estromissione della vittima dal contesto lavorativo per trasferimento, licenziamento o mancato rinnovo del contratto. È andata da solo. Come vi accennavo prima, ci sono altri fenomeni che sono affini al mobbing, quale ad esempio quello del nonnismo, che caratterizza soprattutto gli ambienti militari, che è finalizzato a far accettare alla vittima delle regole non scritte e quindi farlo, come dire, adattare al contesto. Il fenomeno del bullismo all'interno delle istituzioni scolastiche, di cui si è già parlato prima, e il fenomeno dello strain, che è quel fenomeno si verifica all'interno dell'ambiente di lavoro, si capisce come sia stress sensibilmente superiore sia a quello lavorativo accettato in relazione alla specifica posizione ricoperta, sia a livello mediamente presente nel contesto lavorativo della vittima, determinato anche da una sola uno stile, cioè è più che altro l'effetto, lo strain, di un'azione particolarmente pressante. Come vi dicevo prima, adesso in questa parte cercherò di essere più discorsiva perché queste slide nascono da una
da una docenza che ha fatto specifica sul mobile, adesso non voglio assolutamente ammorbarvi con la parte. Forse sì, si tendono le. A questo punto è più da, cerco di riassumere le slide successive. Come vi dicevo, noi non abbiamo un testo di legge che disciplina il fenomeno del mobbing, in realtà ci sono dei riferimenti normativi all'interno del codice civile, della legge, della Costituzione, che hanno portato ad alcune pronunce significative dei tribunali dei giudici del lavoro. Per quanto riguarda la tutela fisica del lavoratore, abbiamo il testo unico in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli connessi al sistema di gestione dell'organizzazione aziendale. Il mobbing si presenta, quindi si sovrappone a questo panorama legislativo. Sul mobbing l'Unione Europea ci ha dato delle indicazioni nel 2001, il Parlamento Europeo, e con una risoluzione della Commissione Europea, successivamente con una comunicazione sulla strategia comunitaria, ma non ha mai adottato dei atti direttamente vincolati per gli Stati, ma ha solo sollecitato la legislazione degli Stati membri. Altri Stati in Europa hanno disciplinato il fenomeno del mobile, qui vi riporto diciamo sinteticamente la Norvegia, la Svezia, la Francia nel 2002 con una legge specifica per il contrasto del mobbing orizzontale e verticale, e il Belgio di conseguenza a seguire la Francia. E l'Italia rientra insieme ad altri stati tra quelli che non hanno adottato un'azione specifica. Allora, perché si parla così spesso di mobbing? Perché in realtà il mobbing è stato riconosciuto dai nostri giudici del lavoro come riconoscimento del danno che il lavoratore o la lavoratrice ha subito a seguito di comportamenti riconosciuti vessatori dal giudice del lavoro. E vi porto proprio la definizione che ci ha dato la Cassazione, quindi il massimo organismo giudiziario. Nello Stato italiano, come comportamento del lavoro del superiore gerarchico, del lavoratore a livello gerarchico, addirittura subordinato, il quale con una condotta sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in sistematici e reali comportamenti ostili, può essere forma di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità. Quindi vediamo che le caratteristiche del mobbing sono la reiterazione delle condotte nel tempo, quindi almeno 6 mesi, e la loro intenzionalità. E cosa succede praticamente quando c'è? Quali sono i comportamenti significativi che ormai vengono adottati pure dall'INAIL quando si aprono le procedure per il riconoscimento del mobbing come malattia non tabellata? Ad esempio il demansionamento, una dirigente che comincia ad essere assegnata a fare fotocopie, o a rispondere al telefono, o a scaricare caschi. La forzata inattività, quindi il dimensionamento diventa anche forzata inattività. Quando non gli si assegna nessun compito, la si lascia nella stanza, torna dalla maternità, si lascia in una stanza, non ha più le password, non è più aggiornata da un anno, non si sa cosa fanno gli altri colleghi. Il licenziamento illegittimo, che andrà ovviamente impugnato, il trasferimento illegittimo, l'invito ad assegnare le dimissioni, che avviene molto più spesso di quanto possiate immaginare, le visite fiscali insistite, il giorno di Pasqua, con la mia assistita, la visita fiscale il giorno di Pasqua ad esempio, alle casomai le visite fiscali si devono concludere, hanno un arco temporale per il quale vengono eseguite, casomai sono quasi le 7, l'orario limite per fare la visita fiscale, e la visita fiscale alle 7:05 per caso. Sfuriate dei superiori gerarchici, soprattutto di fronte agli altri, per sbilire la lavoratrice e il lavoratore agli occhi degli altri dipendenti, per fare capire che non deve essere avvicinata dai colleghi, che va isolata. L'accanimento disciplinare, le sanzioni disciplinari, i controlli esasperati, le telefonate continue anche sul cellulare, le inguste in sale per condizioni del luogo di lavoro e anche l'isolamento del luogo di lavoro, quando viene assegnato ad esempio un ufficio che è isolato rispetto a tutti gli altri, l'uso d'arma, porta tagliafuoco, senza finestre, il computer non funziona,
viene lasciata sola oppure viene lasciata in contesti open dove chiunque può passare, non ha nessuna privacy. L'imposizione quarta di Bergamo, l'impossibilità di scegliere le terre, il frazionamento eccessivo delle terre, oppure non permettere di godere delle terre in alcuni periodi, e le molestie sessuali, che ultimo considereste notatissimo, non so come si dice in inglese. Le molestie sessuali vengono riconosciute finalmente anche come discriminazione sul lavoro, nel senso che possono essere le molestie sessuali come causa di discriminazione sul lavoro. Le molestie sessuali quasi sempre sono come si dice, l'atto finale, no, di tutte queste serie di comportamenti di perdizione del tempo, e il rifiuto alle molestie sessuali quasi sempre comporta il licenziamento della richiesta di dimissioni. Molestie sessuali quasi semplicemente vengono reiterate e messe in atto senza testimoni, quindi la parte più difficile poi all'interno di questi casi da provare, a meno che la dipendente, la lavoratrice non sia così esasperata, così attenta, così stanca da portarsi un registratore dietro, ma di solito la prima molestia si arriva sempre in sempre preparate, e da quel momento in poi è difficile che si trovi nel contesto lavorativo chi subisce molestie sessuali, che quasi sempre comincia ad avere grandi, a somatizzare i problemi, quindi ad avere problemi legati ai problemi psicologici, entra in terapia, entra in malattie, e quindi alla molestia quasi sempre è difficile che serva normalmente il rapporto di lavoro. Ora, io sul risarcimento danni, che era la parte più tecnica dell'intervento, direi una cosa soltanto di massima, perché altrimenti diventa, a mio avviso, troppo pesante alle 7:30 di sera cominciare a parlare dell'onere della prova e della risarcibilità del danno. Diciamo che in linea di massima ci dovrebbe essere la slide in cui, se no diventa una lezione di diritto civile, e una volta che si è accertato il morto, quindi la sistematicità, la funzionalità, devono essere provati tutti questi comportamenti, quindi è importante ricostruire sia documentalmente che con testimoni questi comportamenti, possono essere oggetto di risarcimento del danno, quindi del danno biologico, intesa proprio come lesione dell'integrità psicofisica della lavoratrice, del lavoratore. Il danno biologico va approvato, cioè ci deve essere il consulente tecnico di ufficio che esamina dal punto di vista medico-legale il danno che è stato arrecato dalla lavoratrice, il danno esistenziale e il danno morale. Tendenzialmente sul danno morale si tende, fino ad ora il giudice del lavoro ha preso a calcolare in maniera percentuale rispetto al danno biologico, tuttavia ho visto delle recenti linee guida degli psicologi forensi che insistono perché anche sul danno morale si faccia la consulenza tecnica, che ci siano psicologi forense che seguano quindi esamini la lavoratrice al fine di dare anche una scientificità al calcolo del danno morale. E il danno esistenziale, vedete qua sul danno morale, sull'INA è uscita anche ha dato delle sue linee guida, perché ovviamente poi se ne occupa del riconoscimento della malattia professionale. Abbiamo visto il danno morale come perturbamento d'animo patito dal lavoratore a seguito dei comportamenti, quindi malessere psichico diffuso, ansia, irritazione, senza depressione, e poi c'è il danno esistenziale, che è il danno arrecato, che reca pregiudizio alle attività realizzatrici della persona umana, quindi all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine, alla vita di relazione, a tutti gli aspetti extraprofessionali. Questo in questi casi viene liquidato in via equitativa, cioè il giudice che stabilisce una somma equitativamente secondo le sue valutazioni. Sempre più spesso viene riconosciuto il danno alla parità di chance, cioè quando si permette ad esempio alle lavoratrici di fare percorsi formativi oppure la si demansiona, non le si permette di crescere anche professionalmente. Questo ha portato al riconoscimento del giudice del lavoro del danno alla parità di chance. Io come ufficio della consigliera di parità, ad esempio, ho seguito una dirigente farmacista tra la quale non era stato rinnovato il contratto nel periodo di estensione obbligatoria, e abbiamo dimostrato che in quell'anno in cui non era stato fatto il contratto sono usciti dei concorsi a quali aveva partecipato e non aveva il punteggio relativo a quell'anno di lavoro che ha perso,
E avendo dimostrato la perdita di chance per tutti gli interiori per le genere della melodia finale, il giudice della Cola ha riconosciuto anche il danno della perdita di chance in questa visione, però ovviamente dal punto di vista strettamente quantitativo il giudice che valuta la somma, come loro si diceva che siamo stati 7.000 euro, però ricordo, sui numeri non sono bravi. Ovviamente i singoli comportamenti del mobile possono avere anche rilevanza penale, quindi sono semplificativamente indicate alcune delle ipotesi di reato che possono presentarsi in occasione del mobbing. Tendenzialmente, quando una lavoratrice mi rappresenta una situazione di mobbing, noi facciamo una denuncia generica, non elenchiamo i singoli reati che sono stati compiuti, ma facciamo una denuncia generica dove raccontiamo tutti i fatti in modo che poi la polizia giudiziaria possa valutare le indagini da fare. Comunque i reati sono testiche delle lesioni personali, abuso d'ufficio, omissione dolosa colposa di misurare e prevenire infortuni sul lavoro, violenza privata, maltrattamento, ma possono ad esempio essere aggiunto anche lo stalking, per esempio, perché spesso le lavoratrici vengono perseguite anche fuori dal contesto lavorativo. E l'ultima cosa che vi dico è che nel 2010, per la prima volta, la parola mobbing entra in un testo legislativo, nel quale è dato lavoro, dove viene istituito il Comitato Unico di Garanzia della Pubblica Amministrazione, che si sostituisce e prevede presenti il Comitato per l'Opportunità e che si deve occupare anche di mobbing. E nel testo, per la prima volta, viene citato il mobbing. Io ne avevo messi i casi prima, secondo me si fa troppo tardi, e soltanto per raccontarvi in grandi linee che cos'è il mobbing e come i comportamenti discriminatori purtroppo si sono evoluti negli ultimi 20 anni e siano diventati sempre più complessi da leggere e da decifrare, e sui quali noi assistiamo, i consigli di qualità, le avvocate e chi opera in questo contesto si deve formare per riuscire a decodificarli e per poter intervenire in favore delle lavoratrici e assisterle.